Eccoci qui con Claudio Innocenzi, il presidente del comitato di quartiere di Dragona. Allora, com'è andata questa maratona in questa prima edizione? Bene, devo dire veramente bene, perché ci sono stati, se non sbaglio, 220 partecipanti. Non aspettavamo un'adesione così numerosa. C'è stata un po' di confusione nell'organizzazione, però la prima edizione ci accontentiamo. Com'è stato organizzare questa maratona? È faticoso. Faticoso perché per noi è la prima esperienza, nonostante il supporto tecnico che ci è stato dato da un'altra società sportiva che si chiama la Marathon Club Roma, però ci abbiamo messo 3 mesi abbondanti per prepararla, raccogliere gli sponsor, organizzare il percorso, poi avere tutti i permessi dell'amministrazione pubblica, i vigili, insomma, abbastanza faticoso. A chi è venuta l'idea di organizzare questa maratona? Beh, il merito primo va riconosciuto a una persona del comitato cittadino, che è Alessandra Portone, che è una delle strutture portanti del comitato. Lei ci ha creduto, ha coinvolto tutti noi. Pensate di riproporla il prossimo anno? Sì, penso di sì. Visto il risultato, pensiamo il prossimo anno di riproporla, di fare anche qualcosa in più, anche creare un piccolo percorso per i non atleti, diciamo. Quindi una gara non agonistica per magari un 2-3 chilometri dove possono partecipare tutti, anche con una passeggiata. Siamo qui con uno dei maratoneti che ha percorso questa prima maratona fatta a Dragona. Buongiorno, cosa ne pensa di questa iniziativa? Ma è stata una giornata bellissima in una cittadina che non c'ero mai stato, anche perché era la prima edizione, ed è stato davvero un piacere correre qua. È un bellissimo percorso e una bella organizzazione, è stata molto piacevole, sì. Pensa che qui a Dragona servano spazi per praticare più sport? Sì, secondo me sì, anche perché ha delle strade e dei percorsi che permettono di correre in posti belli, come paesaggio, e anche molto meno inquinati rispetto ad altri posti. Siamo qui con il presidente della squadra che è arrivata prima a questa maratona. Buongiorno. Buongiorno, sono Enrico Ruffini, il presidente della FAR Trecostia, e volevo innanzitutto fare i complimenti al comitato di quartiere perché è stata una gara veramente carina, anche se difficile a livello urbanistico perché parecchie stradine, ma è stata splendida quando siamo arrivati al Capo Due Rami, nella zona all'argine del Tevere. Direi veramente bella, ottimo ristoro, un pacco gara che insomma è buonissimo, miele e quant'altro. Sono contento per la mia squadra che siamo arrivati a livello maschile primo, secondo e terzo e tanti nei primi 10, e abbiamo anche messo al terzo posto la donna assoluta. E comunque grazie a tutti e appuntamento al prossimo anno, grazie ancora. Qui con un'altra maratoneta che ha percorso questa prima maratona fatta a Dragona, sappiamo che purtroppo è arrivata ultima. Come si è sentita a correre questa prima maratona? Sono molto contenta di aver partecipato, sono contenta anche di essere arrivata al traguardo. Non è importante arrivare ultimi o centesimi o duecentesimi, l'importante è fare questo percorso che è stato meraviglioso, in mezzo alla natura, tra i casali. Dragona e Ostia Antica ha tante risorse, è bene che vengano sfruttate. Io sono presidente della società SD Mediterranea e molte donne hanno partecipato e sono orgogliosa di questo. Mi hanno assistito fino alla fine e spero che l'anno prossimo ci siano altri iscritti a questa gara meravigliosa. Siamo qui con due donne maratonete che hanno percorso questa prima maratona a Dragona. Che cosa ne pensate di questa iniziativa? Ottima, sono contenta che c'è una gara anche qui a Dragona ed è la prima volta e pure bella, è piaciuta molto. Pensate che più a Dragona servano più spazi per poter praticare sport? Gli spazi servono sempre, è molto importante lo sport, soprattutto per i giovani, quindi sono una fautrice degli spazi verdi dedicati allo sport. Siamo sempre qui con colui che ha vinto questa prima maratona svoltasi a Dragona. Buongiorno, è stato faticoso correre
questa maratona? Allora, faticoso come sempre, come in tutte le gare, però una bellissima organizzazione, fa piacere correre sempre nel nostro 13° municipio. Diciamo, questa oggi volevo fare una dedica speciale per questa vittoria, la volevo dedicare innanzitutto oggi a mia moglie, a Cristina, che oggi è il suo compleanno, quindi una dedica a lui. E un'altra dedica importante è a un nostro amico Marino, di pronta guarigione, lo aspettiamo qui per le gare e niente. Basta, posso dire, oggi non è una bellissima giornata dal punto di vista climatico, però è un piacere, tutti quanti che corrono, fa sempre piacere. Speriamo già per il prossimo anno di poterla ripetere, naturalmente organizzarla meglio e fare anche per quelli che non sono, diciamo, gli atleti, no? Che, per gli amatori, magari fare una passeggiata veloce, vediamo insomma come organizzarla. Vorrei aggiungere che questa manifestazione sportiva è nell'ambito di una serie di iniziative che noi andremo a fare nel quartiere nei prossimi mesi. Noi l'abbiamo chiamata Vivi Dragona e è partita con questa gara podistica e poi comunque faremo anche altre iniziative, tra le quali un concorso fotografico, un evento legato anche alla letteratura, quindi un concorso letterario. Faremo un'iniziativa per Natale, un mercatino dove poter coinvolgere i bambini e anche i grandi per tutte quelle che sono le loro produzioni. Ci saranno altri appuntamenti fino ad arrivare a una festa di quartiere. Certo è che tutto questo non lo potremmo fare da soli, dovremmo avere il supporto dei cittadini di Dragona e naturalmente tutti coloro che ci danno il supporto economico, quindi gli sponsor. Questa manifestazione è stata fatta anche con il contributo economico dei commercianti, delle attività produttive del quartiere. E passiamo quindi alle premiazioni, iniziando con le donne. Iniziando con le donne, premiamo le prime tre. Chiamiamo sul palco la terza classificata, Silvia Lombardo. Sul palco, seconda classificata per Ostia Runner, Danna Bolinina. Un volto nuovo, giovanissima, corre con i colori di Ostia Runner e vince, manco a farlo apposta, con la quarta vittoria consecutiva per il trofeo del 13° municipio, e Running Club Futura, Roberta Boggiato. Il secondo dalle due mani è un terzetto Faltrek, Andrea Setti, numero 3, terza posizione. Secondo classificato Sergio Ruggeri. Classificato Fabio Solito. Mi sono ricresciuti i capelli, Andrea Setti, li devi tagliare, eh? Se no non puoi far parte della setta. Chiamiamo le società, terza classificata sono gli amatori Castelfusano.
rimanete sul palco. Seconda classificata, Faltrecostia. La prima classificata per classifiche di società, Libertas Ostia Ranne. Si gioca in casa, anche l'organizzatrice Sandra Portone fa parte della Libertas, anche io faccio parte. Qui è rappresentata comunque una fetta importante tra Faltre, Clamatori Castelpusiano e Libertas Ostia Runner, diciamo un buon terzo, anzi forse la metà di tutti i rappresentanti delle società di sport su strada e di podismo del tredicesimo municipio. Noi abbiamo ancora da premiare una società che per noi è stata importantissima e l'ho accennato prima. E naturalmente chiamo Roberto Tognalini perché c'è una targa di riconoscimento per la disponibilità e per l'assistenza tecnica, la Marathon Club Roma. L'organizzatore